Jacques Autumn, num, 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 au Paul, un Jacques Autumn, num, 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 au Paul, un Jacques Autumn. Ti è piaciuto il video senza audio? Che poi è strano perché io avevo fatto delle prove, ma evidentemente le condizioni non erano le stesse, c'era qualcosa che non è andato come doveva andare. Perché è vero che parlavo un po' piano, è vero che la telecamera era troppo lontana, però io il problema è che provo il tutto col computer. Il computer ovviamente è l'audio del microfono, è dell'altoparlante superiore al microfono del cellulare, le condizioni non sono le stesse. E quindi ti ririspondo. Parlo di Maurizio Manzo, sì, amico Maurizio Manzo. Ma il discorso era sulla diffusione del fenomeno full timer e sulla possibilità che i governi possano prendere delle decisioni per contrastare questo stile di vita evasivo a livello fiscale. A livello fiscale, no, perché? E questo è. Non sto mangiando latte e biscotti, anche perché non lo mangio, ma è limone tagliato con acqua calda. Acqua tiepida. È una lavorazione che fa benissimo perché depura il fegato fin dall'inizio, la mattina. Io ho la possibilità di, durante la mattinata, stando in negozio, mangiare frutta, quindi tendo a avere probabilmente l'alimentazione più perfetta che si possa avere. Ho questa possibilità. Quindi la sfrutto. Ti dicevo, rispondendo a lui su questa possibilità, no, io ti ho risposto no. Perché il full timer secondo me rimarrà, se non succede qualcosa di eclatante, rimarrà una fetta di con lo zero davanti, quindi lo zero virgola, non siamo in tanti, però non in tantissimi come dovrebbe essere per poter prendere provvedimenti. Non credo che si diffonderà tanto, perché per essere un full timer servono delle condizioni particolari. A parte essersi straspaccati i marroni della vita stanziale, che quello ovviamente è necessario, a parte il curioso che poi torna indietro, ok, però ci sono delle condizioni essenziali. Ovviamente una famiglia numerosa di tanti elementi, pensa alle famiglie con i nonni, i zii dentro casa, magari i disabili, guarda che sono situazioni, ce ne sono tantissime, quelle non, cioè la vedo molto difficile pensare a una vita itinerante, pensa a chi ha magari anche i cani, cioè servono degli spazi per queste famiglie, servono degli spazi, servirebbero gli autobus convertiti a camper come hanno in America. Qui in Italia è pura fantasia, non esiste una cosa del genere. Quindi per questi motivi ti dico no. No, perché non succederà nulla, perché non diventeremo mai un numero tanto alto da poter impensierirli. Anche perché poi cosa ti possono fare? Cosa ti vietano? Cioè, cosa mi puoi vietare? Mi obbligo a avere una residenza? Ti prenderai una residenza da qualche parte, da tua zia, da tuo fratello. Cosa possono fare? Tassare il camper? Non credo, perché è comunque una nicchia di mercato di un prodotto costoso e che ha un'ottima associazione camperisti che funziona molto bene, e sono tutte cose che precludono la possibilità di tassare il camper, perché i numeri di vendita non sono elevatissimi come un'automobile, quindi metterebbero in crisi le vendite e di conseguenza i produttori. Che altro possono fare? Non lo so. Per me non succede nulla. Andiamo avanti così, rimarremo una fetta con lo zero davanti, anche perché
non pensare che no, adesso ci sono i social, quindi tu vedi, ci sono io, cioè, ci sono altri 5 persone, quindi te 5-6 persone sui social, attenzione, sui social. Il fenomeno full timer esiste da tantissimo tempo. Basta pensare alle roulotte, a chi vive nelle roulotte negli anni 70. Quindi bene o male sono gli avi del full timer. Poi con i social si è diffuso, si è dato un nome più consono. In Italia si è sempre un nomade perché purtroppo siamo gli ultimi arrivati. Quelli radicati nelle leggi più stupide. Però Francia, Olanda, Gran Bretagna, America, full-timer sono tantissimi, ma tanti. Esistono proprio le comunità dove tutti addirittura hanno i carichi, scarichi, sono proprio delle piccole città che sono riconosciute dallo Stato. Quindi è un problema nostro, rimane piccolo e rimarrà piccolo. Siamo un paese di leggi ignoranti, incredibili. Non mi va di parlare di politica, non voglio parlare di politica in questo canale. Purtroppo, insomma, lo sai meglio di me, siamo un paese che siamo veramente al terzo mondo da questo punto di vista. Chiudo il discorso, quindi Maurizio, no. Se fossi io a doverti dare una risposta vera, ti dico no, vai tranquillo, non succede niente. Qui se vuoi diventare un full timer, ecco, vai tranquillo. Poi guarda, si fa sempre il tempo a tornare indietro, non è un problema. Il vantaggio del full timer è che sei duplice fasso, domani ti scocci, basta, guarda, vendi il camper e ritorni in affitto. Ah, Maria Cristina del gatto di Chicco. Io il gatto l'ho già avuto, lo conosco, ma lui ha una storia molto particolare perché l'ho preso che aveva un mese e mezzo, due, e la signora ne aveva una ventina in giardino, tanti bellissimi, infatti la scelta è stata difficile. Ho scelto lui perché era pelo corto e l'ho visto forse quello più malmesso e volevo aiutarlo. Malmesso perché era uno dei più piccoli. Era un rangiadì, un piccolo randagio, e era messo male perché era stato tolto dalla mamma troppo presto, era magro, aveva la testa grande e il corpo piccolino, anche se è un po' la sua razza essere così. Era molto denutrito perché poi la signora gli dava solo le crocchette per adulti che non contengono le vitamine e gli ingredienti necessari ai gattini piccoli per crescere più velocemente. E quindi è stata una trafila di alimentazione, il gatto era messo male, aveva molta diarrea, insomma, è stata dura. Adesso c'ha i suoi 5 mesi, 6 mesi, quindi è 4 mesi che sta con me e sta molto bene. Sì, lo so che sono curiosi, lo so benissimo. Il problema è che una volta ha seminato proprio il panico, non è che ha fatto danni, perché era qui sullo scalino, c'era mia figlia, è sceso. E mia figlia si è spaventata, gli ha urlato e lui si è spaventato ancora di più. Per cui ha preso, è andato sotto il camper. Poi, dopo un po', gli ha urlato di nuovo, è uscito ed è andato. Eravamo proprio qui, dall'altra parte della strada, dove c'era una macchina parcheggiata. È andato sotto, vedi qua? È una strada stretta. Nel passare, ha inchiodato una macchina. E una signora, un gatto. Poi ha visto che era scuro, invece non è nero, è marrone scuro. Quindi si sarà presa il gatto nero, sai come funziona, no? Purtroppo nel famoso paese delle leggi, leggi che hai, leggi che ti meriti. E quindi è ripassato di qua, è rischizzato di qua, poi è riandato di là, poi è venuto di là, poi mi ha visto a me perché sono sceso io sono andato a prendere sul muretto. Quindi diciamo che ha scatenato proprio il panico. Però si sta adattando bene, inizia a capire che io sono il suo amico, ma sono anche quello che gli dà da mangiare, per cui si sta un pochino trattenendo, sta un pochino migliorando. Nel senso dell'addomesticamento, anche se poi è il gatto che addomestica te, non te ne accorgi, ma sei te che
non è un cane, il cane è diverso, il gatto rimane comunque un pochino più autonomo, un pochino più selvaggio rispetto al cane, però rispetto all'inizio ho iniziato a capire ciò che può e non deve fare. Quindi questa chiudo la risposta. Oggi è bel tempo, molto bello, come ieri, ieri era una giornata stupenda. Allora, ieri sono partito da Ostia, ieri sera ho lasciato i ragazzi a casa e praticamente avevo il camper bagnato come se avesse piovuto, come se avesse diluviato. Sono tornato qui, stanotte è tutto asciutto, quindi è proprio Ostia che è di un'umidità incredibile. Qui qualche goccina vedi sul vetro, ma nulla di che. Eh no, che show è bella, dai. Non ci si può lamentare. A parte qualche giovane anziano, vedi? Vengono qui la mattina. Corrono a fare bicicletta. Quindi niente, tutto e quindi alla prossima. Ciao!